Manifattura Army Art di Denis Fontana, via Madonnina 89 a Gardone Valtrompia, 030 83 68 191, www.armyart.com. Denis Fontana, fucili da caccia, da tiro, da collezione, express, carabine. Denis Fontana, manifattura Army Art, arte e orgoglio della Valtrompia e della terra bresciana. Manifattura Army Art di Denis Fontana, produzione artigianale, fucili da caccia e sportivi personalizzati. Manifattura Army Art di Denis Fontana, via Madonnina 89, Gardone Valtrompia. Buon anno da Fiorenza di Fashion Shop, che in via Petrarca numero 10 a Ponte Zanano di Sarezzo Valtrompia vi aspetta per i saldi di gennaio a partire dal 50% di sconto. Fashion Shop, via Petrarca numero 10, Ponte Zanano di Sarezzo, vi ricorda le marche di abbigliamento proposte da Fiorenza: Pepe Rosa, Nenette, Angel Devil, Anima Gemella, Jastor, Danny Rose, Mesh, Victor Cool, Zimo, Gigolo. Fashion Shop vi ricorda che si trova e vi aspetta in via Petrarca numero 10 a Ponte Zanano di Sarezzo. Fiorenza di Fashion Shop vi augura buon anno! La bella provincia di Brescia, la bella provincia di Brescia, la nostra trasmissione settimanale, questa volta torna con un personaggio e con un argomento non diverso dal solito, perché ne abbiamo già parlato e abbiamo già visto qualcosa, ma questa volta abbiamo il protagonista Barba Nera. Chi è questo Barba Nera? Barba Nera era una trasmissione televisiva di Telegardone Radio G della fine anni 70, primi anni 80. Abbiamo con noi il conduttore di Barba Nera, il vero Barba Nera, l'unico inimitabile Barba Nera, Pier Giulio Milani. Ciao Giulio! Ciao! Eccoci qua, Giulio Milani nei nostri studi qui a RTB Rete Brescia. E lo abbiamo invitato perché vorremmo rivedere con lui alcuni filmati storici, appunto, della trasmissione Barba Nera. Giulio, cosa ti ricordi di questa trasmissione, di questo Barba Nera? Allora, noi andavamo nelle case dei personaggi più importanti della nostra zona, facevamo dei servizi che erano notevolmente ascoltati in quel periodo, anche perché c'era soltanto la nostra televisione, e quindi erano notevolmente ascoltati, erano bene accetti da tutti i nostri amici e teleascoltatori. Uno dei primi personaggi che avevo intervistato era il famoso Boniotti, soprannominato Micio, tassidermista, dove tutti i locali avevano fatto imbalsamare i loro animali che avevano troppo ammazzato, perché erano tutti cacciatori, e gli uccelli che servivano anche come soprammobili nelle case. E adesso vi faccio vedere l'intervista al signor Boniotti, soprannominato Micio. Come al solito, tutte le settimane andiamo a trovare una qualche persona un po' caratteristica, che fa qualcosa di caratteristico qua nella nostra Valtrompia. Questa volta siamo andati in casa di un nostro amico, anzi più che in casa, nel suo laboratorio. Non è un medico, anche se ha la vestaglia bianca, e il nostro amico Emilio, detto anche Micio. Sei conosciuto come Micio? Come Micio sono conosciuto. Allora, il tuo lavoro si chiama imbalsamatore, ma è in italiano com'è che si definisce? In italiano si definisce tassidermista. Tassidermista, quindi qualcuno non sapeva ancora cosa voleva dire tassidermista, è un imbalsamatore o un impagliatore di uccelli.
Vorremmo sapere com'è che ti è venuta questa passione? Ancora da piccolo ho sempre avuto un po' di passione a trattare gli animali e perciò mi è venuta quella passione lì, infatti. Però non è che tu hai iniziato subito da ragazzo a fare questa attività? No, io facevo i fucili prima, no? Lavoravo i fucili e dopo c'era un vecchietto che veniva a portare delle riparazioni lì dove lavoravo i fucili e faceva appunto l'imbalsamatore. E una parola un giorno, una parola un altro giorno e allora sono andato dentro nel giro dell'imbalsamatore. Sono stato là un 15 giorni là nel suo laboratorio. Di dove era quel signore lì? Di Castelfranco Veneto. Ah, ecco. Perché gli imbalsamatori vengono tantissimi dal Veneto Toscana? Sì, in Toscana. Comunque qua in Lombardia ce ne sono pochissimi. Pochissimi. Mi dicevo che sono poche decine in tutta la Lombardia. Neanche. Dopo ci sono gli imbalsamatori, ma lo fanno per hobby, ecco, così, dilettanti. Fanno per hobby, infatti. Beh, bisogna avere uno qualche, non so, permesso speciale per fare l'imbalsamatore? O... Sì, io ho il permesso anche per i veleni che si adoperano. Ecco perché, come mi spiegavi prima... Anzi, ho fatto la domanda anche al Ministero per avere appunto quella permesso lì di andare a prendere la roba. Ecco perché trattando i veleni, quindi forse. con le... Deve... La farmacia quando danno i veleni deve sapere dove vanno. Ecco, certo. Allora qua vediamo che questi sono tutti i lavori che hai fatto recentemente. Sono lì ancora non finiti perché devo lasciarli asciugare un po' per dopo li finisco fuori bene. Ah, ecco, perché poi bisogna finirli ancora. Prima adesso bisogna... Infatti vedo che hanno delle piccole ancora di pezzi di carta, degli aghi o delle punte o dei chiodi. Sì, perché devono asciugarsi, altrimenti... A metterli lì così si risformano, no? Ecco. E c'è stato ancora qualche episodio, non so, qualcosa di particolare? Hai dovuto imbalsamare qualcosa un po' di originale? Sì, non so. Un mulo, guardi. Un mulo, ecco, hai imbalsamato un mulo. Allora, io pregherei magari se possiamo inquadrare. Qua vedo non avevo mai visto, c'è un serpente imbalsamato. Questa che cos'è? È una vipera? Sì, no, questo qui è un fiorentino. È chiamato il fiorentino, no? Com'è che si può imbalsamare una biscia? No, questa qui è sotto un liquido. No? Ah, è sotto un liquido? Per conservarle, queste qui appunto vanno bene per gli studi, per le scuole, che fanno vedere... Come fanno a stare così lì fisse? Lì c'è dentro un liquido che c'è dentro tutta la sua carne, lì è ancora... Ah, ancora intatta, ecco. Magari se si riesce a inquadrare bene, ecco, una cosa un po' nuova, almeno a me non era mai successo di vederla. Qua ce n'è un'altra. Quello lì è un marasso. È un marasso, ma un serpente è d'acqua o velenoso? Questo qui è velenosissimo. Sì? Ma ci sono dalle nostre parti? Sì, ci sono. E qui ci sono nelle nostre zone queste qui. Ah, l'aspide e il marasso. Che sono sempre varietà di vipera. Sì. Che sono le due vipere più velenose. Più velenose. Allora, oltre al mulo, non so, ma come mai uno è venuto in mente imbalsamare un mulo? Lì è stato che aveva un mulo, no? E dentro in un coso, no? Si chiama. Adesso, in una stalla, non so, no, in un recinto. Una stalla. Quello lì è un museo più o meno che. Ha tutto, no? Sì, sì. Lui ha fatto il mulo perché ha fatto dentro la sua storia con la bocca che si apriva e parlava, c'aveva dentro un registratore, un registratore nel basto e voleva mettere dentro anche quel muletto lì, infatti. Ecco. Allora magari non so se vogliamo inquadrare un qualche animale un po' particolare, ecco, di solito fanno sempre imbalsamare degli animali un po' carini, caratteristici, questo è un cardellino, com'è che si chiama in dialetto tanto per dirlo anche ai nostri? Rari. Ecco, questo è i rari, vedi che sono bellissimi, queste sono due beccacce. Ecco, questa qua che è un po' piccola, una beccaccia piccola, questa che cos'è? No, quello lì è un frullino. Ecco, un frullino. È il tipo di beccaccino, ecco, è il più piccolino beccaccino che abbiamo. Vedete, è più piccolo anche di un tordo, questo è un frullino. Poi non so se c'è ancora un qualche animale, questo che cos'è? Una volpe, quelle due lì che stiamo inquadrando, vicino a quella lepre bianca. Sono le due marmotte. Due marmotte, ecco, vedete le marmotte. La lepre bianca. Quella lì è una lepre bianca, poi qua vediamo... per esempio questi qui... Ecco, questi sono beccaccini. Ecco, questo vedete un bel gruppo di beccaccini. Che non sono ancora finiti. Ecco, qua ci sono ancora i piccoli ritocchi prima di consegnarli.
perché adesso non so se vuoi spiegare un po' come si effettua tutto il lavoro di impagliatura. È una storia un po' lunga. A brevi linee, tanto per rendere dotti un po' i nostri ascoltatori, per metterli a conoscenza come si svolge il tuo lavoro. Sì, è una cosa un po' lunga da fare, perché spiegare in due parole così... Ma io direi, prima di tutto ci vuole la selvaggina che sia fresca, perché altrimenti... Sì, anche congelata. Anche congelata, ma che sia fresca, che non sia alterata prima di metterla nei freezer. Poi che non sia rotta, perché... Per forza. Dopo ci sono anche degli esemplari che sono rotti, però bisogna restaurarli e farli... Esemplari magari un po' rari. Ascolta, quello là che cos'è? Un vitellino. Un vitellino. Ecco, un vitellino, e dietro c'è un airone, vedete un airone, quello lì è un airone. Un airone, il cenerino. Cenerino, ecco, perché ce ne sono 5 o 6 varietà. C'è una neticora. Una niticora là dietro contro il muro, poi vedo anche un pesce, è un pesce quello là. Un lucio, una testa di luccio. Quello là è una testa di luccio, ecco, la regia sta inquadrando una testa di luccio, poi vedete là degli altri, quello giallo che cos'è? Un rigogolo. Un rigogolo, detto anche? Anche il galbeder. Galbeder, ecco, di passo estivo. Estatini, sono uccelli estatini. Estatini, poi c'è un piccione là, mi sembra. Quello lì è un piccione normale. Un piccione normale, ti succede anche di imbalsamare degli uccelli così? Sì, anche i galletti. Ah, ecco, difatti, ecco, vedevo qua. Questo è un galluccio, che cos'è? Un galluccio hamburghese? Sì, hamburghese, americano, come dicono. Ecco, un galluccino americano, come mai qualcuno ha anche queste, non so, passioni? Sa cos'è? Vogliono vederlo lì imbalsamato. Non è che magari dopo, quando un giorno hanno fame, se lo fanno? No, ormai non c'è più niente da mangiare lì. Ma dentro. Così, Emilio, io ti ci direi... Ci sono un po' di paglia, un po' di ferro e... Ecco, a spiegare a grandi linee com'è che si svolge, ecco, proprio a grandi linee. Grandi linee bisogna prendere l'animale e scoliarlo come se fosse scoliare un coniglio, infatti. Sì. E dopo ricostruire tutto. Si toglie tutto quello che c'è all'interno e si risparmia solo l'esterno. Tutto, appena la pelle si risparmia. Allora, questo si farà. E rimane dentro appena la testa del cranio. Ecco, pulita, che viene messa dentro negli acidi per tirar via tutta la carne che c'è dentro. Perché dentro non deve rimanere niente. Perché altrimenti vanno male. E poi alla ricostruzione, pian piano. La ricostruzione bisogna fare. Bisogna fare uno scheletro di ferro interno. Prima si fa. Io faccio, per esempio, ci sono quelli che fanno a sacco. Sì. Ah, ecco. Io invece li faccio tutti a busto. Quelli che fanno a sacco mettono i ferri, poi le impiniscono così a sacco, no? Sì. Invece io faccio il busto completo. Come estraggo il suo busto, sì. lo faccio su di ferro. Di ferro, paglietta. E poi ecco, lo riempio. E poi lo riempio di nuovo, l'ho messo dentro di nuovo. Ecco, è per conservare la pelle o perché non si deteriori le piume, c'è qualcosa? Sì. C'è la pasta. Non so, magari se c'è la possibilità che ci fai vedere com'è uno scheletro interno, non so, ce n'hai una puntata di mano. Non ce n'ho qui adesso puntata di mano. Ecco perché adesso noi passiamo pian piano qua nel laboratorio. Ecco, adesso stiamo vedendo qua il laboratorio, ci sono tutti gli attrezzi. E qua sul tavolo c'è un pollastrino. È un pollastrino questo qui, è un gallo cedrone. È un gallo cedrone, però mi sembra che sia proibito, eh? Sì, ma è proibito qui nelle nostre zone, ma su un Alto Adige. Ah, ecco, non è Italia, su un Alto Adige non è Italia, quindi possono ammazzare. Lì bisogna vedere, anche nelle riserve, qui sono degli animali che sono proibiti, però invece nelle riserve, ecco. Dove si pagano? Si può uccidere. Qua il gallo cedrone è una specie particolarmente protetta qua nelle nostre zone. Sì, nelle nostre zone qua sono praticamente protette. Ascolta, questo è un esemplare, sì, questo è un maschio, un esemplare massimo può ancora essere più grosso. No, però è anche più grosso. Ecco, magari ce lo vediamo lì già impagliato, quello lì è finito. Quello lì è finito. Vedete, la coda sembra quasi un pavone, bellissimo. Ed anche questa qui la coda com'è. Ecco, dopo la devi, ecco. Vedete com'è? Che ventaglio che è. Ecco, vediamo magari se riusciamo a inquadrare com'è, ecco la coda. Ecco, questa la coda la apre quando è nei periodi di sì, amore. Sì, di amore. Ecco, fanno dopo altrimenti rimane chiuso. Altrimenti sempre quasi comunque, stretta. Comunque infatti. È bello. Quanti chili può raggiungere un gallo cedrone? 5 chili? No, anche di più. Anche di più. Il massimo che è stato ucciso, un cedrone, è stato ucciso a 6 kg e 8 etti. Allora.
E quello lì sopra il cedrone che cos'è? Quell'animale? Ah, quello lì è un cervo, ma... Un cervo un po' particolare. È un po' particolare perché quello lì non è mica delle nostre parti qua. Ah, non è europeo. No, quindi. È un cervo giù dalla in Africa lì, sui cervi. Sono animali un po' particolari. Qua è il tuo posto di lavoro, qua dove prepari tutto. Questo è il mio perché oltre a imbalsamare devi anche preparare tutti i pezzi di legno, le radici, tutto. Perché l'uccello, tutto l'animale deve essere... Fare l'imbalsamatore non, bisogna fare di tutto, falegname. E infatti vedo chiodi, colla, segatura qua, piume, gesso. Ah, fai anche il muratore perché non sì, c'è per forza. Bisogna fare di tutto qua, fare quel mestiere qua. Chirurghi, falegname, fabbri, tutto. Comunque è abbastanza interessante. Ecco, magari cosa sono tutti quelli lì? Quelli sono gabbiani, sono tutti gabbiani che sono rimasti tutti avvelenati in un stagno. Quelli. In uno stagno? In uno stagno sono stati tutti quindi, avvelenati. Quindi anche tu confermi che non sono soltanto i cacciatori che ammazzano gli animali, ma sono anche altre cose. Sono per me è la chimica che ammassa più. Sì, un po' grande. A te li portano già morti, quindi. Sì, io non. Ecco, qua è per la passione dei nostri amici, sono le famose cesene. Le Gardene Barrel. Eccole qua per i nostri amici che adesso speriamo che passino quest'anno, ma. Queste sono di quest'anno. No, sono di quest'anno. Sono di quest'anno, hanno già cominciato a ammazzarle. Sì. Ecco, mentre questo sembra come il. È un gallo forcello. Ecco, questo non è un cedrone, è un po' più piccolo, è un gallo forcello. È un fasano di monte. Fasano di monte. Vedete con la coda a lira, questo è un po' esemplare. Gallo cedrone è anche chiamato l'urogallo. Urogallo, il gallo cedrone. Di solito qua a te portano anche tanti uccelli proibiti, che qui non si possono uccidere. Comunque tu non hai mai avuto problemi? No, niente. Adesso fino adesso no, però adesso... Con le leggi... Con le leggi nuove che sono venute fuori adesso è un problema. Comunque al limite perché uno può averlo trovato morto. Sì, però deve avere un certificato. Ecco. Vediamo, c'è ancora un qualche animale particolare. Ecco, vediamo magari qua su questo fianco ci sono gli animali lì. Sono tutti proibiti qua. Sono tutti in Svizzera sono tutti liberi. Quelli lì sono tutta una serie di corvi e cornacchie. Questi cosa sono? Questi caprioli. Sono due caprioli, due maschi. Sì, due maschi. E dalle corna si possono distinguere gli anni che hanno? Dalle corna fino a un certo punto sì, dopo si deve vedere. Questo qua è un tipo particolare, ha le orecchie azzurre o... No, non è che si uccide qua, è una carta. C'è la carta per tenere le orecchie come aperte. Come costruzione. Quello là invece che cos'è? Cinghiale. Ecco, quello là è un cinghiale, sta inquadrando. Quello sopra mi sembra un gatto selvatico. È un gatto normale, è stato ucciso in montagna però... Ah, ecco, sono quei gatti... L'hanno voluto aggressivo perché... E difatti sembra un po' un gatto... Comunque il gatto selvatico ha la testa molto più grossa. Sì, anche più grosso di quello lì, la anche coda più grosso. E quello là, la testa bianca? Quello lì è un camoscio albino. Camoscio albino, ecco, non è che sia una razza così. No, quello lì è un camoscio albino. È una varietà, Sono delle ghiandole che non funzionano. E rimane il pelo bianco. Comunque. Sono ghiandole che non funzionano, delle ghiandole per il colore del pelo che non funzionano, che hanno una malattia, per esempio, non è mica una malattia, è una consanguinità. Sì, no? sì, ecco, magari i genitori. Sì, i genitori si copiano con le figlie, i figli, allora. Ma comunque è un esemplare molto sì, bello. Sì, sono rarissimi. Ecco lì, poi ci sono altri trofei, non so, un altro galluccio, adesso non so se la regia riesce a inquadrarlo, il nostro cameraman volante. Ecco, quelli lì sono dei rapaci, cosa sono? Poiane. Sono poiane quelli lì. Bene, allora speriamo che comunque che rimanga la caccia, perché almeno continuerai anche tu col lavoro. Speriamo. Io te lo auguro, perché oltre che a essere anch'io un appassionato di caccia, noi, ecco, comunque hai qua anche dei fasani bellissimi, qua sono sì, questi qui me li ha portati adesso, sarà un mezz'ora che non li ha portati, ecco. Sono ancora ghiacciati, ecco. E arrivano ghiacciati e adesso devi cominciare a sventrarli. Devo lasciarli sgelare. E adesso la carne, chi è che la mangia? Ma la carne, guardi, a me la carne non mi interessa la carne. La carne la devi restituire al legittimo. No. Ah, tanta gente le vogliono la carne. Perché ad esempio la carne di questo, di questo quelli lì, quelli oggettino, certo. Ma quando un fagiano oppure un sow. Starno, una pernice. Pernici così, le lasciano anche qui.
Allora io direi di concludere, ringraziamo il nostro amico Emilio, detto Micio, perché è conosciuto a tutti come Micio. Lo lasciamo ai suoi lavori e speriamo. Guarda, domani noi ti proiettiamo in televisione, quindi se vuoi puoi vederti. Grazie. Ti grazie. Saluto, tanti auguri, grazie. E buon lavoro. Magari adesso, prima di concludere, possiamo inquadrare quelle due bellissime vetrine. Quelle due bellissime vetrine ci sono all'ingresso e raffigurano due habitat naturali alla montagna. Uno inquadra un gruppo di pernici bianche, dette taine. Ecco, magari adesso il Piero, se vuoi venire, sta terminando di inquadrare un po'. Io? Ecco, quelle che stiamo inquadrando adesso sono le pernici bianche, dette anche taine, e sono ancora in abito semi-invernale, perché altrimenti nel periodo invernale si mimetizzano col loro ambiente, vivono sempre ai limiti delle nevi e diventano tutte completamente bianche. Mentre sotto, adesso andiamo a inquadrare sotto, sono raffigurate, sono imbalsamate tre beccacce, dette anche le regine nel bosco, e le vedete che sono raffigurate lì proprio nel loro ambiente naturale. E io con questo direi di concludere e ringraziamo nuovamente il nostro amico Micio. Allora, siamo con Pier Giulio Milani, Barba Nera, anni 80, Telegardone Radio G, in Valtrompi appunto, e ci hai presentato un filmato con il tassidermista, dico bene? Dici bene, imbalsamatore in dialetto, noi lo chiamiamo imbalsamatore. Imbalsamatore, e lì Barba Nera, la trasmissione era a Marcheno. Marcheno, il suo laboratorio a Marcheno. Aveva il laboratorio a Marcheno e poi... Ma ti ricordi come venivano registrate queste trasmissioni? Come venivano preparate? No, non venivano preparate un granché. Erano tutte improvvisate, cioè prendevamo appuntamento col personaggio che volevamo intervistare e poi all'improvviso capitavamo nella casa, nel suo laboratorio, e facevamo l'intervista. Lui era molto disponibile, qualsiasi personaggio, avevamo già anticipato l'intervista, quindi era ben felice di accoglierci nel suo laboratorio, nella sua casa, nella sua officina, nel suo ambiente preferito. Allora, lo staff di Barba Nera, oltre naturalmente a adesso che sei il vero Barba Nera, il sottoscritto, l'Adriano Pedretti. E il famoso regista era il Mumbix. Mumbix. Mumbix, Baffomino. Che dopo salutiamo volentieri. Salutiamo volentieri. E poi c'erano i super registi che erano Mondinelli Michele e Moretti. Sandro Moretti, detto Cicetti, detto il re della pizza. Perché il re della pizza? Re della pizza perché loro 7 giorni alla settimana mangiavano la pizza la sera e facevano sempre la pizza in casa. Veramente i due super tecnici, hai detto bene, perché erano la base totale. La base di tutto noi. Perché... Prima della radio e poi della televisione. E ricordando Radio G, ricordando anche che Barba Nera aveva... televisivo è stato preceduto da Barba Nera radiofonico radio. A tu per tu con gli abitanti della Valtrompia. Esatto. Un accenno a quello, cosa è successo? A tu per tu con gli abitanti della Valtrompia, anche quella era una trasmissione sempre improvvisata che prendevamo appuntamento con dei personaggi un po' particolari che avevano non scritto la storia propria, ma che erano personaggi conosciuti locali, e facevamo delle interviste. C'è da dire una cosa, che a tu per tu con gli abitanti a Valtrompia e poi successivamente sempre in radio facevamo Barba Nera, Radio Barba Nera, terminata la trasmissione eravamo subissati da chiamate in quanto ci invitavano a mangiare. Era mezzanotte, dovevamo andare a mangiare un piatto di pasta asciutta, anche se il giorno dopo dovevamo andare a lavorare, ma avevamo numerose richieste, vuol dire che la nostra trasmissione era apprezzata. Perché bisogna ricordare esattamente gli anni, la trasmissione radiofonica dal 1976 esatto. Fino al 79-80 e poi la televisiva in poi. Anni lontani, siamo vecchi, siamo vecchi. Torniamo alla televisione, torniamo a Barba Nera, ringraziando appunto Telegardone,
e tutti noi, Telegardone, sì. Ringraziando Telegardone, perché questi filmati sono stati realizzati da Telegardone. E adesso cosa ci proponi? Allora, è un personaggio forse il più importante di Gardone, a cui tenevo in particolar modo fare un'intervista, era il famoso Beppi Peruchetti. Beppi Peruchetti, pantera nera, era stato portiere della Juventus, portiere dell'Inter e portiere della Nazionale. Era stato anche un famoso allenatore di calcio e ultimamente aveva allenato anche il Beretta a Gardone. Beppi Peruchetti era conosciutissimo in tutta Italia, io mi sono spostato in varie zone con lui, ero un po' un suo paladino, e tutti lo conoscevano, tutti apprezzavano, era uno scherzaccione, faceva scherzi incredibili, era un personaggio storico per la nostra Gardone. Quindi facciamo un'intervista e vedete come riesce. Allora, come al solito, ogni settimana noi andiamo a trovare un personaggio un po' caratteristico della nostra Valtrompia. Purtroppo nella nostra galleria finora era mancato un personaggio sportivo. E chi meglio del nostro carissimo Beppi può completare questa nostra carrellata di personaggi. Innanzitutto il Beppi lo conoscono tutti qua a Gardone e qua in Valtrompia, Beppi. Comunque per i giovanissimi che magari non conoscessero bene quello che ha fatto il nostro Beppi, lo chiediamo e ce lo dirà lui con la sua viva voce. No, io direi che in Valtrompia come i giovani mi conoscono un po' poco, perché io quando giocavo erano 30 anni, 40 anni fa, è vero, e quelli che sono nati dopo non mi conoscono bene. Però io credo di avere, almeno essere stato orgoglioso di essere stato un campione del calcio, di aver rappresentato l'Italia in campionati del mondo, campionati nazionali, è vero, soprattutto nei periodi dove il calcio si giocava bene. È orgoglioso di più ancora, perché io ho sempre, ogni mia vittoria era come la donassi al mio paese, e sono orgoglioso di essere nato qui in questa valle, dove tutti, da mio nonno garibaldino a mio papà, a tutta la mia famiglia, hanno sempre collaborato perché questo paese sia il loro paese e il paese che andasse bene. Qua c'è un piccolo aneddoto adesso per quanto riguarda la sua vita sportiva. Hanno sempre parlato tutti, hanno detto che lei da giovane aveva tradito Gardone e anziché iniziare la sua carriera qua a Gardone aveva iniziato a Villa. Adesso vorremmo che chiarisse un po', è come il fatto della borraccia passata da Coppi a Bartali o da Bartali a Coppi. Questo è un piccolo, un po' un aneddoto. Io non ho tradito Gardone, perché non lo tradirei mai per nessuna cosa, anche se a Gardone dicono che io sono stato un grande sportivo, un poco lavoratore, ecco, perché quando dico delle volte che io ho lavorato sia in Radelli che in Beretta, tutti dicono, si mettono a ridere, invece è vero, invece aveva iniziato. Qualche cosa ho fatto, ma però bisogna che questi signori si mettano in testa che io, come loro, hanno dedicato la loro vita nell'industria, io ho dedicato nello sport. Io ho fatto 20 anni, è vero, sia Brescia, Ambrosiano e Juventus, ho vinto campionati italiani, ho partecipato ai campionati del mondo, ho vinto Coppa Italia, ho fatto 3 Coppe Europa, è vero, credo di aver partecipato, di essere il rappresentante della mia valle, e sono orgoglioso di esserlo proprio per quello. Dire. Adesso lei ha detto velocemente, cavaliere, tutta la sua carriera, la sua lunghissima carriera, lei però non ha ancora specificato dove ha iniziato, se è iniziato qua a Gardone o Villa Carcina, è un dubbio che rimane io, sempre. Io sono sempre stato dei neri stellati gardonesi, è vero, i quali quando io ero in collegio ancora da bambino, è vero, sono venuti a prelevarmi per farmi fare una partita amichevole per presentare il Gardone, siamo andati a Novara, a Vubarno, è vero, io sono stato il migliore in campo, però mi sono preso 7-8 gol, ecco, non mi ricordo esattamente di preciso, perché tutte le volte che io prendevo la palla, tutti i miei amici Zambanelli, il Beppe Milesi, il Muti, tutti quanti quelli lì venivano a darmi la mano perché paravo bene, si vede, e gli altri tanto mi facevano il gol. A ogni modo, la mia carriera io l'ho incominciata qui, sono andato a Villa perché mi avevano chiesto in prestito per fare la finale della Coppa Brescia, dove c'erano delle grandi squadre, i giovani calciatori, il Panizza, squadre che oggi se ci fossero potrebbero giocare senza far tutta figura in B comodamente, è vero. Però sono stato giù a fare quel torneo lì, dove poi il Brescia mi ha prelevato, e dopo 15 giorni, questo nel 1928, io ho fatto la prima partita nel Brescia e non sono più venuto fuori fino al periodo della guerra,
all'arresto, a tutto il campo di concentramento, ho giocato fino al 46 alla Juventus. Ecco, lei dopo il Brescia in quel periodo giocava in Serie A, no, Cavaliere? Sì, io sono entrato in Serie A. Lei è entrato a far parte della nazionale quando era qua a Brescia? Io come nazionale sono bresciano. Ecco, come nazionale. Dopo il Brescia è andato alla Juventus o all'Inter? Sono andato all'Inter dove ho vinto due campionati. Come giocatore soltanto? Come giocatore e allenatore. Ah, come giocatore e allenatore. Poi ho vinto una Coppa Italia, ho fatto due Coppe Europa. All'Inter. Allora, due Coppe Europa non come quelle sì. di adesso, né? Cioè dei grandi, i tedeschi, gli inglesi, gli spagnoli, i cecoslovacchi, gli ungheresi, tutte quelle squadre lì. È vero, e lì ho avuto delle grandi soddisfazioni perché me, come base, lasciando il cuore a Brescia, come base di soddisfazioni sono state quelle della Brogiana, è vero, dove veramente eravamo una squadra di campioni. E poi come carriera di calciatore lei l'ha conclusa a Torino nella Juventus? Concluso, avrei potuto andare avanti ancora, io avrei finito proprio come carriera nel 45 dove fui stato arrestato dai tedeschi, è vero, ho fatto campo di concentramento, 8 mesi di carcere, sono venuto fuori il giorno della liberazione, sono ancora tuttora oggi condannato a morte, tuttora oggi in libertà provvisoria. Ecco. Speriamo che non ritornino più perché è vero, dovrei ancora andare dentro a fare il resto della... E dopo il periodo della Juventus come calciatore, lei ha intrapreso l'attività di allenatore? No, dopo finita la carriera di cose, io ho cercato di fare, ma siccome la mia salute è il campo lì di concentramento, la prigionia, è vero, e tutta quella roba lì mi avevano messo un po', allora il mio amico, che mi permetto di dire amico perché io ho il cuore per il mio amico Carlino Beretta, no? Il quale ha detto: Beppi, cosa vuoi, sta lì a diventare matto, la salute non è più quella di una volta, hai subito quello che hai subito, vieni qui che facciamo la ciberetta, e abbiamo fatto la ciberetta dove abbiamo avuto delle grandi soddisfazioni, è vero. Ma adesso da quel che ne so io, lei è stato anche giù nel meridione a fare l'allenatore? Sì, sono stato giù, che mi ha mandato giù la federazione a calcio, giù alla Regina, è stato 2 anni che l'ho portata in B, e anzi anche lì non mi volevano più lasciare venire via, ho dovuto scappare di notte con mia moglie e la mia figlia perché non mi volevano lasciare venire via, e siccome la mia salute non mi permetteva di star lì, sono venuto su a vivere a Alba. E anche lì a Reggio, da quel che mi risulta, non so se è vero, adesso lo confermerà lei, lei è andato a sostituire i Bernardini, Fulvio Bernardini, sì, che poi è stato che anche dicevano che non era capace di allenare. E allora, siccome io ho detto: ciao Fulvio, siamo amici, abbiamo giocato sempre assieme, no? E loro non volevano pagare, io ci ho detto: se gli date tutto la liquidazione io rimango, se no domani mattina io parto. E difatti lui è partito, l'hanno liquidato, è andato alla Fiorentina, ha vinto il campionato italiano perché non era buono. Giù a Reggio Calabria avevano scartato e sono un po' i fatti curiosi del mondo del capitano calcio. Oggi, guarda, oggi il calcio è diventato una cosa che tutti dicono: ma voi altri, i vostri tempi, dite sempre, ma voi, ai vostri tempi si giocava meglio, ai vostri tempi il calcio era diverso e tutto. È vero, ai nostri tempi c'erano dei campioni, oggi purtroppo non ne esistono più di campioni. Perché io vorrei ritornare all'epoca mia, prima dei combi, dei Trivellini, dei Caligari, dei vecchi, al mio tempo, dei Meazza, i Ferrari, è vero, ai Orsi, a quella gente lì. Poi non parliamone poi dei Sivori, dei tutti questi grandi giocatori che sono venuti sia al Milan, sia alla Juventus, i Charles, i Sindala, tutta questa gente infatti, che poi è venuta in Italia lì a giocare. Una classe eccezionale che oggi non esiste più, e tu è vero per quello, perché oggi sei ridotto, se tu pensi come sportivo, io questo vorrei che lo capissero tutti, che io non lo dico per vantarmi, né per vantare quelli che giocavano con me. Tu vedi oggi, prendi per esempio l'Inter, l'anno scorso ha fatto un campionato, ha perso tre partite in tutto il campionato, adesso ne ha perse 3 in 8 partite. Sì. Poi è questo qui la preoccupazione degli allenatori, che oggi se ti mandano in campo un giocatore non sanno se ti gioca bene o no, invece nei nostri tempi uno giocava bene 4-5 mesi e poi aveva quel periodo di rilascio, è vero che hanno tutti umanamente l'attento, può anche sì, avere, invece adesso non sai se uno gioca bene sì, se gioca male. Decadono molto più facilmente di forma. Io adesso non so, sarà la questione finanziaria, sarà la questione preparazione, non lo so. Comunque dietro. Io penso che adesso facciano gli allenamenti molto più seri, una volta più intensi, io non so i vostri tempi. Guarda, forse c'è questo qui, una base, perché tu ricordi che per fare una casa ci vuole una base. Purtroppo i giocatori di oggi, che io proprio in questi giorni è morto il mio più grande amico Calvesi, professor Calvesi, preparatore atletico, un'eccezione del campo preparatore, anche lui era del mio parere di dire:
Allora, la gente di oggi, gli atleti di oggi non hanno la preparazione di andare sul campo fisicamente, perché noi ai nostri tempi facevamo quei 2-3 chilometri al giorno, cioè da casa andavamo al campo a piedi, adesso invece loro non fanno un chilometro al giorno a piedi, sì. E lì non c'è la preparazione che dà la resistenza al fisico. E lei, dopo che ha smesso il mondo del calcio, adesso che è qua a casa, si interessa ancora di qualcosa o...? No, io vado a vedere il mio prete, il quale voglio sempre bene, anche se non condivido tante cose che fanno loro. Comunque adesso è tornato in A e fa la sua bella figura. È tornato in A e voglio dire anche questo, che speriamo che si salvi, perché il prete fino ad oggi ha avuto sfortuna. E pensandoci bene, a 4 punti dalla prima squadra, anche non avendo avuto le vittorie. Quindi potrebbe quasi quasi essere inserito nella lotta per il titolo. Dovrebbe essere al primo posto, perché se la Fiorentina la vinceva con la Juventus di quelle partite che abbiamo fatto a Roma, così si poteva essere quei 2 o 3 punti in più li potrebbe avere. Delle altre squadre che ci sono. Allora, nel mondo calcistico attuale non vede grandi... Comunque la nazionale italiana si difende bene, anzi, no, in testa, guardi, al suo qui girone. Ci sarebbe da fare un discorso, se fosse di dire che la nostra televisione qui di Gardone fosse una televisione internazionale dove possono vedere tutti, vorrei fare un discorso molto forte, è vero, sulla situazione di oggi, perché oggi non è che vanno al posto che meritano quelli che sono allenati, che hanno fatto qualche cosa per il calcio. Oggi si sono trovati una cricca lì, la quale si fa il passo la Melina, tu vai a Roma, io vado a Napoli, tu vai a Genova, io vado a Torino, e fanno tutto quel lavoro lì, lasciando stare quella gente come i Foni, i Rava, i Locatelli, i Bernardini, quella gente lì che hanno fatto il Piolo, che erano a Coverciano con Bernardini, hanno mandato via perché hanno passato l'età, è vero, avrebbero servito solo a stare lì al banco. Almeno fare direttore tecnico. No, ma anche come impiegati, di dire dateci un'occupazione, della gente che vi ha portato la bandiera, sì, certo, della nazionale italiana sui campi del mondo, che allora era un orgoglio essere italiani, invece oggi purtroppo facciamo perché anche considerando che oggi il calcio mondiale non è più il calcio è in ribasso dei tempi dell'Austria e tutte quelle squadre lì che erano dei grandi giocatori. Carissimo Beppi, noi gradiremmo anche sapere da chi è stato coniato un po' questo pseudonimo di Pantera Nera. Questo qui ho avuto le prime partite che ho fatto all'Inter, è stato Nino Nutrizio, un famoso giornalista. Era il direttore lì della notte, è vero che era un triestino, un uomo forte, era un giornalista che aveva il coraggio di scrivere quello che esattamente era vero. Non cercavo di scrivere come fanno oggi, perché tu oggi se prendi i giornali ti fa venire anche da ridere a vedere solo il titolo. Invece una volta erano gente che quando uno aveva il difetto glielo dicevano e li criticavano anche sino i presidenti oggi. Poi secondo me oggi non c'è il padre di famiglia nella società come c'era una volta, cioè voglio dire il Novo, il Dallara, il Beretto, è vero, tutta sta gente lì, Posani all'Inter, erano veramente che tenevano la famiglia, è vero, non lasciavano fare quei 2 o 3 che sono lì per interesse finanziario, è vero, di vivere e che fanno quello che fanno. Sì, ormai anche le società di calcio sono diventate delle società per azioni e quindi sono diventate delle industrie, anche se sono un po' in passivo, perché sembra che la gente stia un po' disertando. Infatti vedi che adesso anche lì, come nel campo industriale, che cominciano anche lì a restituire abbondamenti, è vero, è giusto, perché fanno dei spettacoli veramente che fanno pietà. Io ho visto delle partite qui adesso, mi sono vergognato di aver appartenuto alla categoria dove c'era gente che giocava molto bene. E qua continuiamo a vedere inquadrati, questi sono i due nipotini che ormai questo il nostro... Qui è il futuro Pantera Nera. Il futuro Pantera Nera. Puoi giocare anche quando tu come ti chiameranno Pantera Nera, direi mio nonno sì che le parava bene il pallone. Era bravo. Pensa che un anno a Brescia il tuo nonno su un campionato ha parato 11 calci di rigore su 11. Penso magari, che sia un record. Tu non fare come mi fai vedere a me adesso che ti butti di qui al pallone va bene. Non ti parlo. E questo qui sarà piccolo, Carnera. Quello là è un pugilatore. Rappresenterà Carnera nella boss. Questo è, come si chiama questo? Riccardo. Questo è Riccardo. Questo non farà il calciatore. Il nome del papà della sua nonna Gloria. Però sono buoni, cavaliere. Sì, sono buoni. Non fanno tribolare. Ma sai... Il Giuseppe l'unica soddisfazione che si ha oggi con la vita così diventata cattiva e invidiosa, l'unica cosa ancora. Sono i bambini, ecco, c'è il Riccardo che fa un qualche capriccio. Anche se Gasperini fa così con la testa, sai, anche lui. Bene, allora per questo piccolo servizio, non so, magari c'è un quadro che dobbiamo assolutamente inquadrare qua nella favolosa raccolta.
Hai visto Riccardo? Ecco, quello che stiamo osservando, stiamo inquadrando, è il famoso quadro, il quadro implicato, è raffigurato il nostro... Pantera Nera. Il nostro Pantera Nera con l'abito da battaglia, quello lì era l'abito da battaglia, vestito nero perché una volta i portieri non avevano il maglione giallo, arancione o verde. Lui era sempre nero. Erano tutti in divisa nera, quindi noi ringraziamo il nostro amico Beppi. Ci scusiamo di averlo disturbato, grazie. Facciamo tanti auguri grazie, anche ai suoi nipotini. Ciao Riccardo. Con Giulio Milani stiamo rivedendo parte della storia Val Trumplina, perché i personaggi che ci ha presentato finora, si tratta dell'imbalsamatore Micio oppure... Impagliatore, in italiano si chiama tassidermista. Tassidermista Micio Boniotti. Boniotti. Ecco, e poi abbiamo visto un servizio sulla grande Pantera Nera. Pantera Nera, Beppi Perucchetti. Beppi Perucchetti. Ed ora direi che un terzo servizio in questa nostra trasmissione ci sta ancora. Che cosa ci proponi? Allora, adesso proponiamo un personaggio che è ancora vivente. Gli auguriamo di vivere ancora tanti anni. È un artista locale, un pittore. È stato anche mio collega sul lavoro. Pensionato adesso, è stato anche cacciatore, non so se va ancora a caccia, e è un pittore autodidatta, si chiama Franco Cotelli, lavora in Costa Alta a Gardone Valtrompia e vi proponiamo l'intervista. Franco Cotelli, Gardone Valtrompia, il pittore. Nel nostro giro di consultazioni della trasmissione di Barba Nera che trasmettiamo il giovedì sera, non poteva mancare un artista locale. L'artista che stiamo inquadrando è il nostro amico Franco Cotelli, che lo disturbiamo mentre sta completando un quadro. Ormai lo stai completando? Sì, ormai penso che ormai gli ultimi tocchi finali sono già stati dati e penso che il quadro adesso sia finito. Allora, il nostro amico Franco lavora qua a Gardone, lavora sia come professione che come pittura, perché la pittura è un suo hobby. Innanzitutto vogliamo chiedergli, è tanto che hai iniziato? Ma direi che quest'anno proprio cade un po' l'anniversario di questo ventennale della mia attività, ricca diciamo di varie soddisfazioni. Ho recentemente effettuato una mostra all'ABI e che è stata un po' la risultante di tutto il lavoro di tutti questi anni, e ho avuto diciamo un consenso sia critico e di pubblico, perciò sono complessivamente soddisfatto. Ecco, prima di proseguire nella piccola intervista che ti facciamo, di solito per un artista è più importante avere il consenso della critica o dal pubblico? Perché di solito le due cose sono un po' discordanti, di solito il pubblico magari sia anche per un quadro, per un film, per qualcosa, al pubblico piace e alla critica no. È meglio avere un consenso dalla critica o dal pubblico? Ma direi che da tutte e due le parti soprattutto, perché la critica è molto importante, perché chi decide del quadro se vale o non vale sicuramente è gente qualificata che è abituata a vedere questi quadri. Direi che la gente in linea di massima è preparata, però a volte si lascia trasportare un po' dal proprio istinto e a volte può anche sbagliare a giudicare, ecco. Allora, adesso magari se possiamo inquadrare un attimo il tavolo di lavoro. Questo è il tavolo di lavoro, c'è una varietà enorme di che tipi sono quelli lì? Sì, insomma, qui in uno studio di un pittore si possono trovare molte cose. Ci sono soprattutto le tele dove vengono effettuati i quadri, sono tele intelaiate su legno con dei tasselli che servono a tendere le tele per renderle molto elastiche. La tela è fatta di che cosa? Di cotone? Sì, prevalentemente di lino. Poi ci sono tutta una serie di colori che adesso ogni pittore sceglie diciamo dei colori che più si addicono alla sua pittura. Ecco, come composizione, come materiale il colore? Ma io lavoro con colori ad olio, come potete vedere, che qui sono appunto ce ne sono una varietà, direi. Adesso ho fatto anche un acquisto recentemente di colori perché ero rimasto sprovvisto e perciò c'è qua una buona molla di lavoro da fare ad andare avanti.
Dunque, poi ci sono tutti questi, oltre i colori, tutti questi pennelli, da pennellesse grandi a pennelli medi, a queste spatole, siccome io lavoro anche con delle tecniche miste, e logicamente le spatole mi sono molto utili a risolvere certi piani. Poi ci sono dei pennelli molto fini, finissimi, addirittura con le penne della arsa, diciamo, delle beccaccia, che servono a fare dei tratti molto fini. Da qui possiamo passare a vedere un po', diciamo, tutto la quantità di materiale che viene usata, diciamo, nello studio del pittore, in quanto che, soprattutto quando un pittore imposta la sua attività con delle mostre, deve fare un lavoro di 50-60 quadri. Da qui una prima selezione, portare a un 20-30 quadri, quello che in un certo senso serve a fare la mostra. Poi è il pubblico che decide, il pubblico viene, magari al limite può scegliere un quadro o due, cioè il lavoro che si muove è molto, e dopo ci si aspetta anche la soddisfazione di ripagare tutto questo lavoro e anche le spese che si affrontano, che a volte sono veramente forti. Parlando da profano, quali sono le tecniche che tu usi di pittura? Perché io so che si pittura acquarello, olio, a china, ma questa è una pittura ad olio. Logicamente io ho una mia tecnica particolare, perché ho dei colori che, diciamo, sono un po' la mia identità, oltre che nei temi che tratto. È un'altra cosa, tutti i pittori vengono identificati in una certa categoria, impressionisti, ritrattisti, paesaggisti, non so, invece tu a che categoria appartieni? Ma io faccio una pittura, diciamo, un po' neorealista, cioè un realismo nuovo, moderno, dove indubbiamente credo di avere la mia identità, anche attraverso le critiche. Ormai si dice, almeno, che la mia pittura ha un'identità, cioè sia nei temi sia nella composizione del colore. Non vedo nessun ritratto nei quadri che magari adesso stiamo inquadrando, lì se ne sono accatastati un certo numero. Sì, comunque dopo dove potrete trovare, diciamo, i quadri finiti dall'altra parte, perché qui è tutta una fase, diciamo così, di costruzione, di studio, di preparazione. Di studio. Ci sono quadri che probabilmente vengono anche messi non al macero ma da parte, che non verranno mai proposti neanche al pubblico perché non sono magari riusciti. La cosa la decidi tu: se alla fine di un quadro vedi che non è riuscito, che non ti piace, lo accatasti, non lo incornici neanche, non lo metti neanche, cioè, in una mostra o qualcosa. In linea di massima sì, però cerco sempre di avere attraverso un consenso critico, cioè la partecipazione critica di una persona autorevole, la quale in ultima analisi decide assieme a me quello che si deve portare o non portare a una mostra, ecco. Franco, allora, ai tuoi inizi, quando hai iniziato a pitturare, cioè avrai avuto lo stimolo, avrai avuto, non so, la spinta da qualcuno, come mai ti è venuta la passione della pittura? Ma la pittura, attraverso la pittura mi sono realizzato come persona. Io lavoro in un'azienda molto grossa di Gardone, la Beretta, la quale io posso esserle grato, diciamo, perché mi ha dato quella sicurezza materiale, cioè di poter condurre la mia famiglia e la mia vita, cioè nella tranquillità. Nel mio tempo libero, e adesso direi che non è neanche libero, nel senso che sono... mi impegna molto questo lavoro, comunque io mi sento realizzato così, come persona, ecco. Ma non è che sei stato spinto da qualcuno, hai voluto emulare qualcuno? Come hai fatto a nascerti quella passione qua per la pittura? Perché di solito tutti, ce ne sono tantissimi ragazzi, no? Iniziano a pitturare, sì, ma sì, dopo tre o quattro quadrettini, visto che non riescono bene, tu avrai avuto la spinta da qualcuno, avrai voluto emulare? Come qualcuno. Tutte le cose si iniziano così, diciamo, perché danno quella soddisfazione. Dopo ho incontrato anch'io nei primi tempi delle difficoltà, ho lavorato, si può dire, una decina d'anni quasi nell'anonimato, lavoravo chiuso nella mia soffitta, andavo a prendermi i miei colori, facevo le mie ricerche. Oggi invece il lavoro si è un po' più qualificato, ho trovato gente anche che si interessa al mio lavoro, e logicamente è motivo di più di continuare a dare fiducia e credibilità al mio lavoro. Oltretutto, da quello che mi facevi vedere prima di iniziare questa ripresa, ho visto che hai manifesti, hai fatto mostre di pittura in tutte le parti d'Italia, oserei quasi dire che nel tuo ambiente sei molto più conosciuto fuori Gardone
che qua nella nostra zona, perché lo sanno, ti conoscono, ma pittore, ma al grado a cui sei arrivato probabilmente i nostri concittadini non lo sanno neanche. Quindi penso che presto, non so, mi hai detto farai una mostra, che ripeterai la mostra che hai fatto all'AIB. Sì, penso di dare una notizia in anticipazione che al 20 dicembre farò una mostra nel Palazzo Comunale di Gardone, dal 20 dicembre al 4 gennaio, e riporterò in linea di massima la mostra che ho effettuata all'AIB di Brescia. Abbiamo visto un ultimo filmato per la trasmissione di oggi di Tile Gardone Radio G dei primi anni 80. Abbiamo visto Franco Cotelli presentato in un'intervista dal nostro Giulio Milani, che oggi è ospite negli studi di RTV Rete Brescia TV, ma oltre che ospite è il conduttore di questa trasmissione. A proposito, Giulio, siccome ho visto che la capacità di dialogo con un microfono in mano non ti manca, ecco, lei ha capacità. Ma mi mancava una volta, adesso sono. Ecco, allora cosa ne dici di fare una proposta a Franco Cotelli? Perché lo hai intervistato 37-38 anni fa. Esatto. Diciamoglielo in diretta. Avanti. Allora, carissimo Franco, siccome abbiamo fatto l'intervista che eri ancora un ragazzo, adesso sei un po' più su di età, dovremmo completare questa intervista su nel tuo studio. Facciamo una bella intervista, veniamo con la televisione e ti facciamo una bella intervista. Io penso che tu sia d'accordo. Adesso io ti chiamerò telefonicamente, prenderò contatti, io spero che tu sia d'accordo. Perché una proposta fatta in diretta televisiva non puoi esimerti da esattamente. Hai capito? Allora, benissimo, questa è una buona idea, mi piace, e ripercorriamo insieme quello che abbiamo visto in questa puntata. Abbiamo visto l'imbalsamatore Micio Boniotti Micio. Poi abbiamo Beppi, grandissimo Beppi Peruchetti, conosciuto come Pantera Nera. E poi Franco Cotelli. Franco Cotelli. Allora, è l'unico personaggio ancora vivente dei tre. Senti Giulio, che cosa è nato in te in questo momento, avendoti visto 37 anni fa e ricordando questa esperienza, questi anni della tua e della nostra vita, quando ci divertivamo un po' più di adesso a fare queste cose, insomma. Adesso, vabbè, è tutto piacevole, eccetera, ma... Io sono convinto che forse dalla voce mi riconoscono, ma altrimenti dal viso non mi riconosce più nessuno. Forse qualche anziano si ricorda le nostre trasmissioni, ma altrimenti i giovani non mi hanno conosciuto in quei tempi là. Quindi quando parliamo che abbiamo fatto la radio e la televisione a Gardone, tutti sembra raccontiamo delle storie, invece... Noi abbiamo fatto la radio e la televisione a Gardone, siamo stati i primi in tutta la zona e abbiamo avuto un grande successo. Pensa, mi ricordo sempre, Piero, che quando facevamo la festa di Radio G c'erano sempre più di 100 ragazzi, erano 100 ragazzi che partecipavano alle nostre trasmissioni, tutti che collaboravano gratuitamente. Lo stipendio era una volta all'anno la pizza presso uno dei nostri sponsor. Eravamo 120-130 persone, perché 100 che trasmettevano, i tecnici e non tecnici, noi responsabili, 120-130 persone che mangiavamo la pizza gratuitamente. Naturalmente quel giorno lì anche i nostri due registi, grandi mangiatori di pizza, venivano con noi. Quindi quella sera lì erano esentati dal farsi la pizza. I nostri due registi, Michele Mondinelli e Sandro Moretti, detto Cicetti. Col nostro super regista Moonbix, famoso baffo detto, Mino. Detto Moonbix, ma Mario Mino. E ti ricordi, così avvisiamo anche lui, perché veniva chiamato baffo? Diciamolo a tutti adesso, per chi baffo, non lo sapesse. No, non vorrei che si offendesse. Non lo diciamo? Non lo diciamo. Perché aveva dei baffi molto profondi, diciamo così, dei baffi molto, molto alti. Allora, abbiamo tenuto la trasmissione e il ricordo in termini, credo, piacevoli per noi, in prima persona, ma anche per quelli che ci hanno seguito, evidentemente. E quindi la bella provincia di Brescia, con un salto in quella di Gardone Valtrompia e della Valtrompia, vi ringrazia
di averci seguito e ringrazia Giulio Miliani. Grazie e alla prossima. Sei assunto come conduttore e presentatore. Grazie. Manifattura Army Art di Denis Fontana, via Madonnina 89 a Gardone Valtrompia, 030 83 68191, www.armyart.com. Denis Fontana, fucili da caccia, da tiro, da collezione, express, carabine. Denis Fontana, Manifattura Army Art. Arte e orgoglio della Valtrompia e della terra bresciana. Manifattura Army Art di Denis Fontana. Produzione artigianale, fucili da caccia e sportivi personalizzati. Manifattura Army Art di Denis Fontana, via Madonnina 89, Gardone Valtrompia. Buon anno da Fiorenza di Fashion Shop, che in via Petrarca numero 10 a Ponte Zanano di Sarezzo Valtrompia vi aspetta per i saldi di gennaio a partire dal 50% di sconto. Fashion Shop, via Petrarca numero 10, Ponte Zanano di Sarezzo, vi ricorda le marche di abbigliamento proposte da Fiorenza: Peperosa, Nenette, Angel Devil, Anima Gemella, Jastor, Danny Rose, Mesh, Victor Cool, Zimo, Gigolo. Fashion Shop vi ricorda che si trova e vi aspetta in via Petrarca numero 10 a Ponte Zanano di Sarezzo. Fiorenza di Fashion Shop vi augura buon anno!